Ho contato i giorni, i mesi e gli anni e la somma mi sgomenta. Ogni giorno ho indirizzato i miei pensieri all'amato Ulisse. Ho ripercorso mille volte i giorni felici e le notti amorose che ho fatto rivivere nella memoria notte dopo notte. In giorni ormai remoti ho cercato di condividere anche le sue inquietudini e alla fine ho accolto con forza d'animo la sua partenza per una guerra forse giusta per Sparta e Micene, ma ingiusta per il nostro matrimonio e sicuramente perniciosa per Itaca. Troia era così lontana dalla nostra mente, dalla nostra isola felice, la guerra così estranea ai nostri interessi che Ulisse più volentieri sarebbe rimasto in patria con la famiglia e i sudditi che lo adoravano. Ma come impedire la sua partenza per una guerra alla quale tutti gli altri popoli dell'Elade lo chiamavano? Ho tentato di fermarlo, ma la sua vecchia nutrice Euryclea me lo ha impedito rifiutando il mio suo aiuto. Sarebbe bastato rompergli un braccio o una gamba con il manico di una scure. Non sarebbe stata una tragedia. Ma è stata una tragedia la sua partenza. La nostra piccola Itaca navigava felice e prospera nelle acque dell'oceano. Le nostre greggi pascolavano sulle montagne al riparo dai perdedoni. I proci governavano pacificamente ognuno il proprio territorio. Ma quando l'assenza del loro re Ulisse si è prolungata per troppi anni, oltre il tempo previsto, hanno cominciato a dare segni di inquietudine e infine si sono insediati qui, nella reggia, a gozzovigliare, a pretendere che io tradissi il mio sposo con uno di loro e che mi preparassi a un nuovo matrimonio. La maledizione degli dèi è caduta sulla mia casa, che si è trasformata per me in una prigione e per i proci in un volgare festino. Non riuscirò mai a tradire il letto coniugale. Quando pure io ne fossi obbligata, nascerebbero fra i pretendenti delle tali contese che porterebbero Itaca alla rovina. Mai ho sentito come ora il desiderio di avere al mio fianco un uomo forte e coraggioso come Ulisse. Troppo si è prolungata la tua assenza, mio amato Ulisse, e prego gli dèi che il mio amore non si tramuti in un rancore per la tua assenza, che non ha giustificazione. Da molti anni si è conclusa la guerra di Troia. E sul tuo ritorno sono arrivate notizie incerte, a volte precipitose come il vento di Borea. Ho scacciato dalla mia mente il pensiero che tu sia rimasto vittima delle tempeste che sconvolgono i mari. E non so se devo credere a chi ti dice ancora vivo in balia di sirene o di maghe, o a chi addirittura annuncia ormai prossimo il tuo arrivo a Itaca. Ciò che temo, invece, più delle sirene e delle maghe, è che tu sia stato sedotto dalle arti di una delle tante femmine perverse che gli dèi spargono sul cammino degli uomini. E che sia questa la vera spiegazione della tua lunga assenza. Anche gli uomini più solidi sono facile preda delle tentazioni. Molte voci sono giunte alle mie orecchie e io ho cercato di soffocarle con la fiducia e con l'amore. Sono una donna debole e sola, ma in questi anni ho trasformato il mio letto in una fortezza inespugnabile, mentre tu vai in giro non si sa dove per il vasto mondo. Ho ingannato questi proci ingordi e prepotenti con la favola della tela che continua a tessere di giorno e a disfare durante la notte, ma già sento crescere i loro sospetti e mi preoccupo quando parlottano fra di loro da orecchio a orecchio e fanno strani sorrisi di compatimento. So che non devo mostrarlo, ma questi anni di attesa hanno logorato i miei buoni spiriti. Mi sono accorta che piango durante il sonno. E quando improvvisamente mi sveglio di notte per disfare sul telaio il lavoro del giorno prima, il mio guanciale è bagnato per le lacrime versate nel sonno. Questa è la voce, il cuore e il pensiero di Penelope, che si alterna a quello di Ulisse nel romanzo di Luigi Malerba, Itaca per sempre. È un romanzo già del 1997. E lo propongo ora perché mi è capitato tra le mani quando in questo periodo di lockdown e tutti, immagino, eravamo affaccendati a impegnare il tempo, a farlo trascorrere in maniera diversa tra le mura domestiche. E anch'io, con la mia famiglia, tra i lavori compiuti, c'è stato anche quello di risistemare la nostra libreria. E ci siamo anche interrogati quale forma dare alla nostra libreria, se dividere i libri in base al genere, romanzo, saggi, poesia, arte, gialli, oppure se per colore, per cromatismo, che io adoro anche molto come modalità di selezione. Invece alla fine, anche un po' per velocità, abbiamo diviso le varie sezioni della libreria per case editrici, ecco. E
E mentre mettevamo a posto la libreria, mi è proprio capitato tra le mani questo libro, Itaca per sempre. Ed ho subito fatto tilt con il senso dell'attesa, perché in questo momento abbiamo e stiamo vivendo l'attesa di. Siamo stati catapultati improvvisamente in un mondo altro, in un'altra situazione del tutto sconosciuta. E tutti chiusi come Penelope in questa reggia ad aspettare che cosa? Per lei certamente il ritorno dell'amato e per noi forse il ritorno alla normalità e quindi anche per lei riavere in casa il proprio amato, però sappiamo che questa attesa, questo lungo tempo trasforma le persone anche rispetto a quello che verrà. E quindi anche lei si ritrova a dialogare con Ulisse, che ritorna, che lei riconosce e che anche nella sua drammaticità, nonostante tutto questo tempo, si arrabbia perché è l'ultima persona alla quale lui si svela. E lì si domanda il perché. Credo che Luigi Malerba sia riuscito a ridarci l'Ulisse e le Penelope, i loro protagonisti, e soprattutto l'Odissea, raccontarcela con uno sguardo diverso, più intimo. È riuscito a dare voce anche alla donna, che spesso la donna nei classici è un po' più muta. E a darcelo con una visione più intimistica, non solo dentro all'epopea di quello che accade, ma è come se i personaggi avessero una loro anima più intima ancora, e forse riscopriamo, chissà, magari le vere motivazioni del loro stare, il cuore che è rinato in questo tempo dell'attesa. Anche noi, che tempo stiamo vivendo, che attesa stiamo vivendo, che cosa ci aspetta, che cosa ci siamo prefigurati di ritrovare e chi vorremmo ritrovare, chi è la persona che ci è più mancata o la situazione e che cosa abbiamo fatto in questo tempo, che cosa abbiamo costruito, che cosa ci è rimasto. E allora riprendere questo libro è stato interessante perché tutti noi stiamo vivendo allo stesso modo un viaggio intimo in questo stare nuovo, del tutto nuovo. L'Odissea però può essere raccontata anche ai nostri piccoli. Io ho avuto la fortuna di attraversarla con i miei bimbi e con questo libro che si chiama Ulisse, appunto, edizione Baba Libri di Yvan Pommeau, e non sono molto brava col francese, mi scuserete, e dove le illustrazioni meravigliose raccontano del viaggio dell'Ulisse. E è molto bello, tra l'altro si apre proprio con un papà che racconta l'Ulisse al viaggio di Ulisse ai propri figli e merita davvero tanto di raccoglierlo e raccontarlo ai propri figli, che non ha età, non è un racconto, l'Odissea non è un tempo dedicato solo al mondo adulto, ma è soprattutto, io credo che instilli davvero saggezza nel cuore anche dei più piccolini, dei piccoli semi, che forse è l'approccio alla prima avventura incredibile che l'uomo possa avere attraversato. E io l'ho attraversata con i miei bimbi fin da quando ero piccoli. Mi ricordo un piccolo Zeno e una piccola Bianca appassionati nel stringersi, ma nell'avere voglia di sapere come andrà a finire al nostro eroe, che è Polifemo. E poi dopo tutti questi personaggi si innestano nella loro memoria, nella loro fantasia, e dopo i giochi si trasformano anche nella crescita, no? Diventano parte della loro sapienza, gli eroi e il mito greco di Ulisse. E poi per chi ha desiderio di cimentarsi, secondo me, in una lettura anche divertente, ma sempre molto colta, dell'Odissea, io consiglio l'edizione di Tonino Guerra, dove le illustrazioni sue meravigliose sono alternate al racconto dell'Odissea in dialetto romagnolo e italiano.
Io vi saluto, vi ringrazio di questo tempo, ringrazio l'associazione che mi ha dato questa occasione e buon tè a tutti.